qui oggi rovesciamo le ruote del nuovo caso. Cioè, forse per la prima volta per qualcuno, ci metteremo nelle condizioni di dover noi ascoltare il cane e imparare da lui. Guardate l'espressione del viso. Una cosa buona che ha fatto Alessia è che prima l'ha messa seduta e poi ha tirato fuori il cuscino. Ricordatevi di questa sequenza. Smetti un attimo di dare la carezza. Adesso stai dicendo, l'ha smessa. Dove è andata? La carezza. Visto? Queste sono le cose, sono i cani che ci insegnano a fare le cose. Quello a cui dobbiamo stare con piede è essere graduale. Se io le avessi subito presentato tutta la montagnetta di marker, non sappiamo se avrebbe avuto tutta questa motivazione a spostarlo così continuamente, eccetera. Quello che dobbiamo fare invece è dare la convinzione che lei ce la fa partendo da piccoli passi. Posso associare uno stimolo qualsiasi, un bicchiere, il click, il microfono, ad un comportamento che mi offre lui. E poi gli dirò, fammelo solo quando ti do il segnale. Ha fatto 2-3 passi indietro, gli dico bravo, rifallo. Quindi ogni volta che faccio click, gli dico bravo, che è indietreggiato, ripetilo. Bene, ognuno di voi, quando uscirà da qua, sarà un segno, sarà un sasso, vedete quello del sasso quando lancia dell'acqua che si espande in questo modo? Contagiate gli altri. Il pensiero si comporta anche questo come un virus. Fate in modo che ci sia maggiore ecologia, maggiore responsabilità, maggiore significato. Da dove cominciare a fare questo? Quindi direi da qua.